Sì, sicuramente emozionante. Io dopo il primo tempo avrei preferito invece una partita addormentata, magari da portare poi a casa con i 3 punti. Invece Pescara è stato bravo a sfruttare questa occasione e a quel punto lì noi invece abbiamo perso l'abbrivio della partita, il controllo della partita e ci siamo esposti proprio a quel tipo di giocata che rende il Pescara di Zeman particolarmente pericoloso, cioè con dei tagli, lasciando un po' di spazio alle nostre spalle e abbiamo rischiato qualcosina. Poi nel finale invece abbiamo ripreso di nuovo in mano il possesso della gara e lì abbiamo costruito qualcosa di importante. Questo gol dubbio, ma così lo dico tanto a titolo di cronaca, non per polemica o altro. E poi abbiamo avuto questa occasione clamorosa 1 minuto dalla fine. Quindi rimane un po' di amaro in bocca perché sostanzialmente potevamo portare a casa la vittoria, però il pareggio onestamente non si può dire che non sia giusto. A proposito di dubbi, dalle immagini televisive si è vista una gomitata di Rispoli in area di rigore del Palermo su coda. A termine di regolamento, c'era l'espulsione di Rispoli e il calcio di rigore per il Pescara. Anche questo è un episodio molto dubbio che le immagini della televisione hanno mostrato chiaramente. Sì, ma io lo sapete, non è che mi piace sottilizzarlo. Un episodio decisivo questo però, rigore con un'espulsione di un giocatore. Ce ne sono stati anche altri decisivi all'inizio, possiamo lamentarci di altre cose, ma non mi piace far polemiche. Io No, ma è un dato di fatto, non è una polemica. commento sì, è un dato di fatto anche. Ma non ripeto, non voglio rispondere su questa cosa qui. Io sono abituato a esaminare la partita nel suo complesso. Credo che, ripeto, il risultato sostanzialmente sia giusto. Rimane solo un po' di amaro in bocca per noi perché l'avevamo in mano. La partita invece l'abbiamo rimessa in gioco. Tutto qui al di là degli episodi.